Buongiorno, ben trovati a colazione questa mattina con Cristian Quame, il nostro spazio dedicato alle vostre domande, alle domande dei tifosi ad accompagnarmi in questa mattinata. Angelo Venturi, buongiorno a te Angelo. Buongiorno Tanto. a te Veronica e buongiorno e... anche ai nostri tifosi. E buongiorno Cristian. E Beh. buongiorno a voi, a tutti. Se l'hanno già data a colazione o no? Sì, sì, no, l'ho fatta, l'ho fatto. Cosa hai preso? Il caffè lo, pre lo prendi? No, no, caffè no. Caffè no? Sì. Te? No. No, ho okay. preso un po' di uova strapassate e un po' di... Ma leggero insomma, sì, sì. <ride> va bene partiamo subito, l'avete capito il tono sarà leggero ma cerchiamo di capire insomma un po' di più di eh, Christian e anche insomma di quello che è la sua esperienza in maglia viola cominciando da una frase che ha colpito tutti i nostri tifosi ed è il destino, la fatalità che ti lega a questa maglia viola, tu hai detto era destino che io venissi qui Proprio perché, quando sei arrivata alla fine eri nella provincia di Firenze, sì. quindi sei legata a questa città. Ecco, raccontaci un po' questa fatalità. Oh, cioè, cioè, non l'ho sempre detto perché la prima volta in Italia sono arrivato a Sesto e Sesto è provincia di, di Firenze. Quindi per sì. me cioè, andare a, gi a girare, perché sono andato a Sassuolo, a Milano, Cittadella, anche a Genova e poi mi ritrovo qua. A giocare per, la, per, la, cioè, per Firenze per me è una cosa meravigliosa. Ecco, quando eri ragazzino che tu hai raccontato no? questa tua eh, crescita alla fine, sì. perché sei arrivato che avevi 16 anni, se non sì. sbaglio, quindi sì. eri già grande, tu sei cresciuto facendo una scuola calcio eh, atipica al giorno d'oggi, però forse quella vera. Cioè tu l'hai imparato, come l'hai imparato a giocare a calcio? Ti saresti mai immaginato di arrivare a questo livello? No, a questo livello non direi, però... Nella mia testa, quando ero ancora in casa di lavoro, vedere i giocatori, giocatori giocare in tv, che sia in Italia, in Germania, in Francia, io ci avevo da qualche parte nella mia testa, arrivare un giorno arrivare a giocare come loro. Poi, cioè, mi è capitato... E... Ecco, quel giorno che ti hanno detto vieni, ti portiamo in Italia a giocare a calcio, cosa hai pensato? Ah. Cosa ti ha detto la tua famiglia? Il tuo ah, io all'inizio, io, io <ride> non ci credevo, perché quando è arrivato il presidente eh, del Prato, e perché è lui che mi ha visto, è lui che mi ha detto che, che mi portava qua, io ho detto va bene davanti a lui, però sono, sono arrivato a casa, ho visto mio padre, ho detto guarda, sono, sta sono stato selezionato per andare in Italia, però non ci credo tanto. E allora che ti ha detto, a tua mamma che ti ha detto? No, perché mia mamma e mio padre cioè, non sono separati, no? Eh. Quindi io stavo da mio padre. E quindi lui mi ha detto bene, bene, però io all'inizio non ci credevo perché eh, è facile dire così. Eh, certo. eh. Poi abbiamo iniziato a fare i documenti, piano piano, e quando ho visto il mio visto è lì ho capito che devo venire veramente. <ride> Un sogno grande. Sì. Senti a Firenze ormai ci sei già da un po' come ti trovi, come vivi la città, ora purtroppo siamo purtroppo in. Una no, no, la vivo bene, anche mia famiglia, sono contenti, quindi per me è molto importante questo. Cioè se loro stanno bene, io, io sono contento. Hai un luogo preferito dove ti piace tornare, no. girare? No, no, guarda, io uscire ogni tanto che vado in centro, però non vado oltre. Quindi, testa sul campo, diciamo sì, 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 che è importante. Molto senti. Abbiamo raccolto un po' di domande che cercano di capire un po' di più la tua persona. In, in senso lato, Vabbè. una specie di carta d'identità però approfondita. Allora, tu devi rispondere molto velocemente, Vabbè. devi proprio buttare una parola e via. Vabbè. E io e Angelo ti tortureremo tra virgolette. <ride> un po' partiamo... di domande secche, partiamo facile. posto e risposta: nome, cognome così. e soprannome. Cristian, qua a soprannome, in Costa d'Avorio mi chiamavano Mikud. Che vuol dire? Eh, perché avevo un papagallo che mi chiamava così, perché mia mamma. Cioè, io appena uscivo da casa mia c'avevo un terreno in gioco. E quindi giocavo lì e tutti mi chiamavano così. E quindi col papagallo mi chiamava così e è partito col soprannome. <ride> Bello. Però in Italia mi chiamavo, cioè, c'è cioè, chi mi chiama Gazz eh, Gazzella, cioè, mi hanno dato <ride> tutti i soprannomi. <ride> Data e luogo di nascita. Nato il 6 dicembre 1997 a Benjamin. Giovanissimo, segno zodiacale, quindi sagittario. Sì. Stato sentimentale? Sono, sono fidanzato, spero di... di sposarmi presto. Stato mentale? Sempre tranquillo. Sempre tranquillo, bello. Ruolo in campo? Attacante. Cibo preferito? Eh, eh. a me piace mangiare la pasta con i cinghiali. L'impressione è che sei una buona forchetta, però non ha simili, <ride> può darsi? <ride> Drink preferito, Cristian? C'ho la Fanta. <ride> Libro sul comodino? C'ho la Bibbia. L'ultima canzone ascoltata o la musica insomma, che, che ascolti? Ascolto un po' tutto, però l'ultima che ho ascoltato stamattina era, era eh, eh, Ivoriano. Ivorian. Allora, andiamo anche un po' sul campo. Il gol più bello che hai fatto? Il più bello che ho fatto per me è il primo gol in Serie A. Ehm, il giocatore che invece ti, ti ispira di più, diciamo, quello che hai seguito anche magari da piccolo. Da piccolo ho sempre seguito Dropbox. Il tuo compare nello spogliatoio, cioè il tuo più amico nello spogliatoio. Eh, C'è cioè uno con il quale faccio sempre le battute che è Buonaventura, però sono più, <ride> cioè, son più legato a, a Pulga. Ui quello che invece fa più, è più scherzoso, diciamo, infatti ci ha detto <ride> il più discolo è lui, è vabbè. No, è in Quanto ti stressa tra virgolette il mister Prandelli da 1 a 10? Quanto ti sta addosso il mister? Eh, tanto. Tanto 10, no. va. <ride> 9 e mezzo, Però il mister, il mister cioè, vuole, sempre il di, cioè, vuole sempre tirare fuori il meglio di me, quindi mi, cioè, mi conosce, poi mi ha avuto, quindi sa Sa che tipo sono, quindi cerca sempre di, di mettere un po' di pressione. Il tuo sogno nel cassetto, Cristian? Il sogno nel cassetto è ritrovare, ritrovare eh, la, eh, la strada per fare gol. Quindi diciamo, è un sogno nel cassetto nel breve termine. Sì. Assolutamente sì. Tra l'altro. Grazie perché qui chiudiamo questa carta d'identità a 360 gradi, sì. grazie mille Christian. chiudiamo insomma anche con una domanda un po' più in senso lato perché in questi giorni ci sono due ricorrenze legate tra di loro, una è oggi appunto la scoperta dei due primi casi coronavirus in Toscana perché poi ovviamente in Italia arrivarono prima e di conseguenza Angelo anche l'ultima... Partita col tifo, no? Esatto. esatto. Se, ti, se ti ricordi, Cristian la Fiorentina giocò proprio in casa contro il Milan. Sì. Eh, fu l'ultima gara della, della scorsa stagione sì. con i tifosi presenti, che peraltro adesso ci stanno anche ascoltando e sono tantissimi durante il live. Ma insomma, l'effetto uno stadio pieno penso che manca eh, tanto. Io, mancano io, i tifosi. Io, l'ultima volta che ho giocato con lo stadio pieno, è stato eh, il, 3, il 3 di novembre quando stavamo ancora eh, al Giro. Certo che ne permetta tanto. E, ti volevo fare Come... un'altra domanda invece, scusami, sempre sul campo, ehm, parlavamo appunto dei, dei tuoi, del tuo sogno nel cassetto nel breve tempo. Sì. Eh, su cosa ti senti di dover migliorare maggiormente se devi farti una um, critica. Diciamo. Io, so, io sono sicuro che appena... Che c'è? No, io sono sicuro che appena ritrovo la strada per, per fare gol mi, cioè, sarò più tranquillo, perché è una cosa a quale ci penso sempre. E quando cioè io mi conosco, quando ci penso sempre, è una cosa che non mi viene. Quindi devo cercare di stare più tranquillo, sereno, e arriverà presto. Certo. Alcuni commenti al volo, eh, addirittura ti dicono eh, Matteo Cupini, forza eh, sei un un buon giocatore, poi sei sicuro di essere? Eh, allora aspetta Cristian, non mollare, fai vedere quanto vali. Forza Viola, Alberto Arrigoni. Cioè, io li ringrazio anche perché in questo. Forza in, a non mollare Patri. In, in questi momenti qua che sto attra attraversando. Cioè, mh, non è che sto male fisicamente, sto bene fisicamente, solo che non, non riesco a trovare la strada per i gol. Esatto. Però ricevo tanti messaggi da parte dei, dei tifosi e li vorrei. Anche ringraziare esatto. e spero, spero di fare contenti presto. Ma il tuo volere e l'impegno sì. si vede insomma che non manca, e anche sotto questo aspetto, comunque, anche la presenza dei tifosi allo stadio può aiutare un calciatore no? anche sì. a, a risbloccarsi. Giusto? Io, io cioè, non mi era mai capitato di giocare senza tifosi, è una cosa, cioè, non è facile anche per noi, cioè, lo so che è difficile per loro, ma anche per noi che andiamo in campo. E non sentiamo, cioè è vero che ci sostengono da, da casa, però sì. non è come non è la stare voce. in campo, è, è, esatto, è esatto. Quindi speriamo che si sblocchi velocemente questa situazione, cioè che questa situazione va, va, cioè, finisca molto presto, così almeno loro riescono a tornare in campo. Esatto, esatto. Tra l'altro sono tantissimi, io li ringrazio tutti, non ho letto qualcuno, tra l'altro mentre leggi arrivano altri, quindi scorre. Scorre via il messaggio. Um, una parola a questo punto anche sulla prossima partita. Siamo entrati uh, nell'attualità. Ecco uh, come uh, vi state preparando. Quale sarà uh, insomma l'approccio contro l'Udinese? L'approccio il... deve, deve essere come la gara, la, la gara precedente: andare là e essere consapevoli della, della nostra forza e cercare di vincere questa gara perché è una, cioè una gara decisiva. Già abbiamo vinto l'andata in Coppa Italia contro loro, mm. una buona squadra e dobbiamo andare là e cercare di, di fare una buona gara e cercare di portare i punti a casa. Qualcuno dice forse ti manca un po' di cattiveria, cosa gli rispondi? Io cattiveria cioè, non lo so perché io sono sempre stato così, cioè, l'unica cosa che dico è che mi manca la strada per fare gol, appena lo trovo... Io mi sbloccherò, ne sono certo. Ma chi lo sa Cristian, magari arriverà proprio domenica, speriamo. Anche perché se tenete insomma, l'atteggiamento che abbiamo visto in campo um, contro lo Spezia, quello. può andare bene diciamo. Sì, <ride> eh, sono sicuro che andrà bene. Grazie, grazie, grazie allora Cristian qua a me, grazie a averci portato il tuo sorriso questa colazione, grazie Angelo. Grazie a te Veronica e soprattutto grazie ai nostri tifosi esatto. che ci hanno seguito. Grazie a tutti voi grazie che ci tutti. avete seguito, rimanete ovviamente collegati sui nostri canali per le prossime novità e i prossimi contenuti. Ciao a tutti. Grazie Ciao. a tutti.